chili alla sera, 300 chili alla mattina perché ha spurgato. Ha capito quanto meglio? A pranzo mi ha detto, Vives, andiamo a mangiare al ristorante messicano. Va bene, non c'è nessun problema, andiamo al ristorante messicano. Siamo andati lì, dopo 5 minuti vedo il telefono che mi suona. Ho detto, bene, ce l'ho fatta, mi è appena andato in bagno. Candida Cell, rispondo, ho detto, pronto? Mi fa, Vives, c'è un problema. Vienimi a prendere, cos'è successo? Mi sono incastrata nel water. Arrivo subito, vado in bagno e vedo il suo bel fisicone incastrato nel water. Poi tra l'altro era tutta nuda, ho detto, ma perché ti sei spogliata? Guarda, mi sono spogliata perché avevo caldo, ho capito che avevi caldo, di me la lì, sei tutta nuda, sa fegnere. Provo a tirarti fuori, non riuscivo mica. Ma fa, chiami i pompieri, a tal credo che chiami i pompieri. Ho chiamato i pompieri, però ho detto, se vengono i pompieri dentro, ti vedono così tutta nuda. Ora sono venuta qui da Dondi, ho detto, hai una tenda? Ora Pierpaolo fa, ti do un gazebo se vuoi. Ma stava niente dentro il gazebo! Siamo andati tutti nei materassi di là a vedere nelle occasioni, nell'outlet, anche la niente per cuocerla. Allora ci ho detto, adesso mi è venuta un'idea. Ho guardato, attaccato al muro, sapete cosa c'era? C'era, vabbè, eravamo messicano, un sombrero, Allora ci ho detto, adesso col sombrero io gli copro almeno il pascerone, così almeno c'è che... Beh, allora, ci ho messo il sombrero qua, trac! È entrato il pompiere, ha visto la scena, fa, ah però, riesce a tirarla fuori? Fa, sì sì, la signora riesco, però il messicano ha un sacco al vaso lì dentro. Ma che è il messicano al vaso lì dentro? È un cappello, senti di cantare, lascia te. Siamo andati a fare il giro sull'Oriente, pum, ci si è schiantato. Morta sul colpo, poi da miseria. Sono arrivata in paradiso e appena mi ha accolto San Pietro, che poi è strano San Pietro, è arrivato lì e mi fa, Ives, questi qua li tiriamo via subito. Perché? Io sono affezionata a questi. Con questi qua io facevo la milva, la pantera di Goro. Secondo me invece no, cosa sembravi? Sembravi la Rossella, e chi era? La nutria di Ostellato. Ma là c'è sta, va! La nutria di Ostellato! Allora mi ha tagliato i capelli così corti che sembrano Rietta Berti. Piasbrisa sicuro, basta! Lui fa, vabbè, dai, ti cresceranno. Vabbè, comunque ragazzi, in paradiso si sta bene, si sta da Dio, proprio in tutti i sensi. Gli ho detto, fammi andare in purgatorio prima che, là, che faccio fatica ad andare di corpo, così sto lì 2 o 3 settimane, così mi libero bene e sono tranquilla. Si abito su una nuvola e quando ero lì mi ha detto, Vives, ascolta, vuoi vedere sulla terra una persona che è stata a te cara? Ho detto, sì, voglio vedere il mio ultimo compagno. Chi è? William, con la V di Vicenza e la GL di Migliarino. Bertieri William, soprannominato Al Pork. Va bene? Con un display, lo conoscete? Col display? Ah beh, ma lui, guarda, l'ha passato in tutti, che mi ha problema. Al Pork, a un certo punto, col display andiamo a vedere dove era. Beh, ma sapete cosa stava festeggiando? Era il nonno papero che stava mangiando con i suoi amici, che brindava col vino rosso, ole ole ole, tutti fa, alla scomparsa della Nive, se lui diceva, sì, come ce l'ha, era ora, ah sì? Allora, siccome lui abita a Ponte Lagoscuro, mi sono fatta mettere la nuvola proprio sopra il suo giardino, così alla mattina quando vado in bagno, tre cago a fare il tuo giardino, papà, andami, c'è un cane. Allora, io sono sempre lì, l'altro giorno sono arrivati 3, perché sai, arriva sempre della gente, eh? Ora, tra l'altro, io ho visto tutti quelli che conosco, sai, anche artisti famosi che sono morti, che sono in paradiso adesso, eh? Li ho visti tutti, ho visto De André, c'erano tutti seduti a un tavolo, De André, c'era John Lennon, c'era Lucio Dalla, c'era Pino Daniele, c'era Freddie Mercury, c'era Amy Winehouse, e mentre li guardavo dicevo, ma pensa che loro sono qua e Gigi D'Alessio sta benissimo. A par giusta quella, sì, dai che scherzo, eh. Allora sai, a un certo punto ho visto un fumo che arrivava da un tavolo, mi sono avvicinato, primo, guardo bene, era lui, Sandro Pertini, il mio vecchio presidente. Sono andato lì, stava fumando la pipa, faceva fumo, ho detto, presidente, mi fa, sì signora, buongiorno, ho detto, ma sa che lei è stato il mio presidente, l'ultimo presidente, dopo di lei è veramente un disastro, deve vedere l'Italia come è ridotta adesso, mi fa, lo so signora, però purtroppo, poi mi guarda e mi fa, signora, le dà fastidio la pipa?
Ascolti, Sandro, gli ho chiesto se dà fastidio la borsa, lei non mi ha capito. Ma si chiede alla signora se gli dà fastidio la pipa, ma c'è sta, mi dà il miglioraccio, andate via, ma c'è sta! Io poi mi arrabbio subito, fatemo sarebbe, ma c'è sta, ma non tu vecchio, non c'è sta! Ma c'è sta, veramente, mi dà la pipa, a me! Guarda che io poi sono tutta come le ragazzine di oggi, Ma scherzi, c'ho i babbi come la pitona, Sono tutta rossa, guarda, ma fa tutta riccia, Quando mi faccio il video, Comunque, prima di morire, ho fatto un bellissimo regalo a mio marito. A mio compagno, William, gli ho fatto un regalo bellissimo, ci ho regalato una fisarmonica. Sono andato in un negozio di strumenti, salve, vorrei quella bella fisarmonica che c'è in vetrina. Ora lui mi ha detto, quella bianca? Sì, ma è sicura signora? Perché? Vendiamo termosifoni? Possiamo cassarmi! Cadere la forza fisarmonica, non quella l'età di un'altra, capisci niente, la guarda un porco, siamo andati! E allora dopo sai, sono andato in paradiso e sono arrivati in tre l'altro giorno. È arrivato uno, allora San Pietro che è il capo lì gli fa, adesso in base a quante donne avete avuto nella nostra vita, vi darò le chiavi di una macchina. Allora arriva il primo e fa, io quante ne hai avute? Ne ho avute 300. Tieni, che cos'è? Fiat 600 dell'86. Ma dio bello, perché? Via. Tu invece quante donne hai avuto? Io normale, trentina. Bene, tieni, cos'è? Golf GPL del 94. Va bene. Tu invece... Io ne ho avuta solo una, questo qua serio, ne ho avuta solo una e mia moglie ha avuto solo me, una donna sola, sempre fedele, bravo, di persone come te non ce ne sono più, tieni, chiavi della Ferrari testa rossa. Dio, beh, ora questo qua è impazzito, ha cominciato, beh, che odore, cosa ha messo? Aia, senti qua, ci hai messo su a cane, senti qui che odore da grigliata, fammi un sacchino, che non con la maglia, che ti ho la moglie da miseria. Ti ancora, hai messo a posto al sacco, la chitarra, la mia, senti chi? Allora fammi da porco, lo dicevo, certo punto. Adesso mi viene da solo, quando faccio la riva, sto bisognerebbe, però la riva, aspetta a posto la passione. Mi dà fastidio, c'ho la braghetta qui che tira. Allora, dopo vado da donna, a vado in tuletta, sta a letto, quattardì, moglie da miseria. E vabbè, se si incapisce il letto, chi? Allora mi la capendo che... Allora, tieni la chiave della Ferrari, questo qua comincia a girare per tutto il paradiso, facciamo le sgommate. Il giorno dopo l'ho rivisto che era lì appoggiato, seduto così, che guardava per terra, ho detto, beh, cos'è successo? Rive, sta zitta, beh, cos'è successo? È appena passata mia moglie, mi dispiace, fa, anche a me, soprattutto perché era sui pattini. Era sui pattini, allora figurati quanti ne ha avuti, tengami la maglia rosa, E allora pensi, grazie, arriva in ritardo, l'applauso in paradiso, ma arriva. Comunque, adesso io vi dico solo che Potroieri ha voluto fare questa storia qua, ma dopo da settembre in poi sappiate che io farò come in Beautiful. Avete mai visto Beautiful? In Beautiful i personaggi arrivano, spariscono, muoiono e ritornano. Quindi io ho deciso che farò come in Beautiful e da settembre io ritorno vivo.